tutelare il cibo per tutelare l'identità di un popolo. L'obiettivo dell'Accademia Italiana della Cucina è quella di unire il rigore per la tradizione alla qualità e all'innovazione. A Reggio Emilia è stata organizzata la serata di pizza gourmet per assaggiare le farine più pregiate, valorizzate con la lievitazione più adatta. Un percorso guidato dalla NIP di Forlì per conoscere la storia della pizza, dalle origini ai giorni nostri. La presidente di Reggio Emilia dell'Accademia Italiana della Cucina, che è un'associazione di degustatori, di persone molto di palato raffinato, quindi fanno questo per assaggiare un po' i prodotti di quello che è il Made in Italy, mi ha chiamato personalmente e quindi ho creato questo progetto per loro, dove la pizza a gourmet di cui stiamo parlando, noi la intendiamo non solo come una pizza con selezione di prodotti di eccellenza e quindi spiegazione dei prodotti. Io ho creato proprio un percorso di varie linee, in questo caso è un percorso storico di prodotto pizza che parte dal 45 avanti Cristo al 38 avanti Cristo fino a passare dal 1200, 1700 fino ai giorni nostri, e quindi passando un po' da quello che è la storia dell'uomo, quando ancora il pomodoro non c'era, e sono ricette scritte in libri di storia che ancora nessuno fa o comunque pochissimi fanno, e quindi questo ripercorso storico combinato anche con l'avvento dei cereali nelle varie epoche ha dato modo di proporre il nostro prodotto Made in Italy con una storia connessa alle combinazioni alimentari dell'epoca. E quindi questa pizza gourmet per l'Accademia della Cucina è stata creata da me con un menù particolare, e ci sono appunto molte persone che qui stanno mangiando. Vi faccio un esempio particolare, come la focaccia Morettum, stiamo parlando del 45 a.C., con un formaggio particolare con ricetta che viene pestato in un mortaio e quindi poi messo su pizza, oppure la mastunicola, oppure altri tipi di questi prodotti. Gourmet. Come mai la pizza in Accademia? La pizza in Accademia perché noi pensiamo che è importante per un'associazione culturale come la nostra occuparci di tutti i luoghi dove gli italiani mangiano, perché mangiare il cibo come la lingua è un elemento identitario di un popolo, e conoscere i luoghi dove queste persone, le nostre persone, mangiano è un modo per conoscere la qualità e la storia di quello che mangiano. Il termine pizza, tra l'altro, è utilizzato in tutto il mondo. Vogliamo parlare un po' di quelli che sono i numeri di questo piatto così italiano? È un piatto molto interessante perché raccoglie, per esempio, solo in Italia 25.000 aziende. Si parla di qualcosa come 56 milioni di pizze fatte alla settimana, 3 miliardi all'anno. Quindi parliamo di un oggetto che è parte integrante della cultura gastronomica delle persone, soprattutto in Italia, ed è elemento identitario dell'Italia all'estero, più di qualsiasi altro cibo. Questo perché la NIP, essendo scuola di formazione, comunque va a studiare quelli che sono i percorsi della pizza durante la storia, per poi proporre lo studio e la creazione di pizze all'interno della propria scuola. Sì, noi abbiamo una sede principale a Forlì, una sede molto grande con tre aule tematiche, dove andiamo a fare ricerca e sviluppo di prodotto, quindi passando dal prodotto biologico, convenzionale, vegano per intolleranti, sia nel settore panificazione, pizzeria, cucina, settore bar. In questo caso stiamo parlando di una serata a base di pizza gourmet. Se ne sente tanto parlare, la parola gourmet è l'eccellenza appunto del prodotto ma anche del sistema di lavoro. Noi abbiamo creato questo format che ci troviamo qui per esempio addirittura a Reggio Emilia. Questo format può sicuramente portare nei locali un nuovo modo di concepire la pizza, un nuovo modo di presentare un prodotto che non è solo connesso alla qualità del Made in Italy selezionato, ma anche al sistema di lavoro e un po' anche al percorso storico, che diventa poi anche cultura. Vogliamo ricordare infatti che la parola pizza deriva da pinza, che quindi ha un'origine perché si parla di un pane, giusto? Sì, è il participio passato del verbo pinsere, quindi pizza, picea,
vuol dire schiacciata di farina. Quando uno dice fammi una pizza, vuol dire fammi una schiacciata di farina, tradotto in lingua attuale, no? Quindi ecco, la pizza è un prodotto eccezionale, consumato in tutto il mondo. La scuola NIP di Forlì adesso ha molti istruttori di zona, ha aperto anche questa categoria nuova di professionisti, sono i NIP Master Chef, sono più di 30, ce ne sono italiani, ma ci c'è una parte di delegazione anche di vari stati esteri. Nella scuola di Forlì, in via Maestri del Lavoro, possiamo anche dirlo, veniteci a trovare, intervengono a ondate anche Master Chef di vari stati. L'ultima volta c'è stato Israele, c'è stata l'Inghilterra e poi ci sono quasi tutti gli stati europei, quindi si parla addirittura anche di cucina internazionale. È una cosa molto interessante, dove la formazione è la prima cosa. Noi andiamo a specializzare in questo caso gli operatori del settore e quindi inserire nei locali questo nuovo sistema di lavoro veramente di alta qualità. Vogliamo ricordare, a proposito di estero, che la NIP ha partecipato all'Expo andando a realizzare il Guinness for Record, che è stato comunque un Guinness italiano veramente, perché con un prodotto di cultura italiana come la pizza. E per dare qualche consiglio in più, di solito andiamo a prenderci una pizza e nel frattempo si prende da bere una birra, e invece questa sera, per fare anche un po' di cultura per chi ci guarda da casa, è stato ricordato una cosa molto importante. Sì, noi abbiamo appunto presentato questa degustazione con, escludendo in questo caso le carni per questo tipo di degustazione, ma tutti i prodotti mediterranei, e abbiamo dato valore ai nostri formaggi italiani. E nei formaggi italiani ci sembrava molto più giusto abbinare vino, quindi abbiamo scelto delle selezioni di vino adatte ai vari tipi di formaggi, fra cui dal pecorino romano fino a passare addirittura al formaggio, allo zafferano con il pepe valvo, insomma dei formaggi un po' anche pregiati, particolari. Sì, devo dire che all'Expo abbiamo fatto questa pizza più grande del mondo a giugno dell'anno scorso per la giornata mondiale del pomodoro, abbiamo fatto 6 Guinness World Record, questo per portare questi record in Italia, che non sono altro, non solo delle attività dei primati, ma sono anche un po' riscoprire e promuovere per tutti gli italiani questi prodotti che vanno dal pane alla pasticceria e quindi anche la pizza più lunga del mondo. Questa sera abbiamo parlato di pizze gourmet, di pizze curate in ogni dettaglio, ma per arrivare a realizzare una pizza del genere occorre ovviamente fare un percorso di formazione, un percorso che può nascere anche per i giovani, quindi partendo dai livelli più basic. Sì, questo è vero, noi facciamo corsi a tutti i livelli, quindi il corsista base che non sa fare proprio il mestiere con sole 40 ore riesce già ad avere un mestiere in mano. Diciamo anche che da lì poi ci sono corsi di pizza avanzata, ma non solo di pizza, anche di cucina, di pasticceria e di panificazione per quanto riguarda appunto NIP Food Scuola di Forlì. E poi per arrivare fino alla pizza gourmet. La pizza gourmet è un misto fra la pizzeria e la cucina, quindi la base della pizza, che può essere fatta in tanti modi, quindi con vari tipi di farine, con varie tecniche di impastamento, di maturazione, viene selezionata per la degustazione X e poi sopra è un piatto di cucina italiana, quindi è una formazione un pochino più complessa, dove noi andiamo spesso anche direttamente nel locale a fare una formazione dedicata, come abbiamo fatto qui, dove è stata fatta sia la formazione al locale qui di Reggio Emilia dove ci troviamo, e poi anche con l'inaugurazione a degustazione, in questo caso addirittura con l'Accademia Italiana della Cucina. Abbiamo parlato del corso basic, quello per chi ancora deve imparare a mettere le mani in pasto, abbiamo detto che è di 40 ore, giusto? E dopo di questo ci sono altri livelli per specializzarsi, per i professionisti, per poter imparare meglio i trucchi del mestiere? Sì, allora a livello pizza è chiaro che la pizza è un prodotto, sembra un monoprodotto, in realtà è un campo molto vasto, e quindi andiamo a fare sia dal corso base a quello avanzato, poi faremo corsi di farine alternative, ultimamente c'è anche un nuovo corso sugli impasti molecolari addirittura, e fino a finire alla pizza gourmet, trattiamo sia nel campo biologico, sia nel campo salutistico, sia nel campo gluten free, e questo qui si parla solo del prodotto pizza, però poi facciamo anche corsi di panificazione anche di alto livello, di focacceria, di cucina classica, di cucina vegan, questo è importante, facciamo corsi anche di pasticceria, nella NIP fanno capo anche a pasticceri di livello mondiale, quindi c'è il corso di pasticceria di base anche,
e anche corsi di caffetteria, quindi è una scuola completa che abbiamo a Forlì. I corsi vengono realizzati soltanto a Forlì o anche in altre parti d'Italia? La scuola principale è a Forlì, dove tutti convergono, e anche dalle altre parti d'Italia professionisti, già professionisti che hanno anche locali, spesso vengono a Forlì anche per periodi, per specializzarsi, perché noi diamo proprio innovazione a quello che è la ristorazione italiana. Però poi abbiamo anche altre sedi distribuite in Italia che dipendono da quella di Forlì, dove anche loro fanno i corsi partendo dal corso base, però quelli specialistici un po' particolari li facciamo prevalentemente a Forlì.